Grazie consigliere Marcucci, la parola al consigliere Mazzetti. Volevo intervenire per fatto personale, prima ho chiesto comunque ne approfitto per fare tre veloci interrogazioni. Mi associo a quello che aveva detto prima il consigliere Federici a proposito del bar del tribunale, no? Cioè quello che constatiamo, ho avuto l'occasione di parlarne con lui, che di fatto questo con più esercizi, credo pure con il massimo della buona volontà, non sono riusciti ad andare avanti. Io ne deduco che evidentemente il corrispettivo richiesto dal comune è eccessivamente oneroso, il risultato finale è che alla fine il comune non percepisce alcun compenso e non viene e comunque fornito alcun servizio a qualcuno. Quindi io credo che si tratti di rivedere le condizioni a cui viene dato in concessione, in modo che appunto il comune riceva comunque una qualche entrata che in questo momento non c'è, e nello stesso tempo coloro che frequentano il tribunale e nelle mattinate sono moltissimi possano avere un servizio. Seconda questione, mi segnalano che io non l'ho vista personalmente, però non ho dubbio sulla veridicità della cosa, che a Piazza dell'Erbe ci sarebbe un palazzo quello di fronte alla fontana che avrebbe delle vistose crepe sulla facciata. È opportuno che si faccia una verifica o un controllo. Speriamo, mi auguro che si tratti di un falso allarme, però insomma è opportuno andarlo a constatare. Terza questione, sulla quale poi appunto si va verso il problema vostro sempre da Federici, che in qualche modo di coinvolgere personalmente. Io avevo fatto un'interrogazione con richiesta scritta al sindaco a proposito del risvolto di tipo penale della vicenda delle partecipate. Io chiedevo, credo che in qualche modo in termini interrogativi, di sapere quali sono le intenzioni dell'amministrazione. Tra l'altro concludevo in questo senso: quali motivazioni ponga l'amministrazione, sia in caso affermativo sia in caso negativo, a fondamento della decisione in merito? Cioè o intenda costituirsi o non intenda costituirsi, lo deve valutare l'amministrazione, ma credo che non si possa prescindere per una questione di trasparenza dal prendere comunque posizione e da spiegarla questa posizione. Chiedevo una risposta scritta, la mia interrogazione risale almeno un mese e mezzo fa, probabilmente anche di più, comunque di tutti gli altri. Io sollecito una risposta scritta perché il sindaco ebbe modo incidentalmente in una delle sedute di dire ma ancora non sappiamo niente, e io in quell'occasione dissi per cortesia mi risponda, poi ormai probabilmente ne sa qualche cosa. Ribadisco, l'interrogazione era in termini appunto interrogativi, che cosa intende fare. Comunque sia, credo che sia doveroso per l'interesse di tutti che ora lo spieghi, appunto, e basta. Il fatto personale è questo, che Federici ha fatto riferimento alle partecipate alla commissione d'inchiesta. Insomma, io credo che questo sia uno dei punti che attengono proprio alla sensibilità istituzionale. Nel momento in luglio venne fuori che tre membri della commissione erano stati raggiunti da un'indagine da parte della Corte dei Conti. Io intanto mi compiaccio e devo dire che la cosa non mi sorprende per niente che sia stata assolutamente stracciata la posizione sia di Federici che di Salvatore. Me ne compiaccio e assolutamente non mi sorprende la cosa. Però in quel momento ritengo, come si fa a rendersi conto che in quel momento c'era un problema, c'è stato comunque un problema di sensibilità sul fatto che una commissione di sei membri, di cui tre sono oggetto di una indagine da parte delle Corte dei Conti, questa commissione perde credibilità sull'accertamento di quelle che sono le responsabilità proprio rispetto a quei fatti oggetto dell'indagine della Corte dei Conti. Se non ci si rende conto di questo, insomma, evidentemente c'è una insensibilità istituzionale agli occhi dei cittadini. Io ho presente un caso che giustamente è stato definito eccessivo. L'assessore Pulcheroni, è tutt'altra storia, sia chiaro, è tutt'altra storia. L'assessore Pulcheroni riceve un'informazione di garanzia, si dimette dall'assessore all'urbanistica, atto che è stato definito da un mio carissimo amico e compagno
anche di partito eccessivo, non è veramente al di là di quello che qualcuno possa pretendere. Però insomma, nell'ambito di una vicenda di questo genere, come si fa a non rendersi conto che una commissione in cui tre membri sono oggetto di indagine non è credibile a continuare in questo modo? E allora non si può adesso ribaltare il discorso e dire è stato perso un anno, perché non è andato avanti? Ma perché non è andato avanti hanno diritto di chiederlo gli altri, hanno diritto di chiederlo i cittadini, perché non è andata avanti questa commissione? Perché io nel mio caso non ho ritenuto di dover fare altro che dimettermi, perché quella commissione in quei termini non era credibile, portando atto, che credo che risulterà anche a verbale nelle trascrizioni, della assoluta fiducia nella situazione dei tre, tanto più nella posizione di Maurizio Federici e nella situazione di Salvatore. Perché non è andata avanti, lo dico io, lo devono dire tutti gli altri consiglieri, lo devono dire i cittadini di Terpesi, perché non è andata avanti. E perché i membri che stavano dentro comunque non hanno fissato altre riunioni e non hanno eventualmente posto il problema in termini espliciti. Io lì ho avuto l'impressione, però per quanto mi riguarda non ritenevo che ci potesse essere altra soluzione che quella che ho preso, perché obiettivamente, ribadisco, quella commissione a quel punto non era credibile agli occhi esterni, agli occhi dei cittadini, non poteva essere credibile una commissione di quel genere. Ma chiedo al Consiglio, e mi pare che lo fosse anche in un'occasione qui in Consiglio, provare la domanda perché il Consiglio su questo ha mantenuto un atteggiamento quasi imbarazzato, comunque di silenzio, comunque di messa sotto il tappeto della questione. Quindi io ribadisco la domanda, la pongo io, perché la commissione non è andata avanti? Perché non è andata, la commissione non è andata avanti, mettendola in condizione di essere credibile? E così purtroppo non è andata avanti. Grazie consigliere Pezzetti, anch'io auspico che la commissione porti a conoscenza del Consiglio i lavori che ha fatto e anche le conclusioni che trarrà da questi lavori, in modo che il Consiglio possa ovviamente prendere cognizione di quale è stato il lavoro, che sicuramente non va disperso e se del caso completato.